Capita che dopo una carriera di successi si abbia un calo anche netto del proprio rendimento in campo. Capita che a 36 anni a volte il corpo non riesca più ad eseguire quello che la testa propone di fare. Capita che i tifosi insoddisfatti perdano la pazienza e optino per qualche fischio. Capita anche se il tuo nome è Marco Mordente. Il capitano della Juve Caserta sta vivendo una difficile situazione insieme ai suoi compagni. Una strada in salita dalla prima giornata di campionato, passando per lo 0-14, la rinascita ed un nuovo periodo di crisi che sta compromettendo la permanenza in Serie A della Juve. Una involuzione nel suo rendimento, in realtà Marco la sta vivendo già da un paio di stagioni, dopo un primo anno idilliaco che aveva trasformato l'astio per essere un ex Roma e Milano in amore per il nuovo leader bianconero. Professionista esemplare prima, durante e dopo gli allenamenti, leader anche silenzioso in partita. Contro Venezia qualche fischio per lui è piovuto dalle tribune del Palamaggio al momento della presentazione prepartita. Lui lo ha accettato, davvero timoniere di un gruppo che sta cercando di non affondare. E la risposta è arrivata, come sempre nella sua carriera, sul campo di gioco. 11 punti in 24 minuti di utilizzo con un complessivo 50% al tiro. Se il capitano riuscirà a pescare dal cilindro qualche altra prestazione simile, la Pastareggia potrà davvero tentare il miracolo sportivo. D'altronde, Coach Esposito ha detto più volte che salvare questa squadra sarebbe come vincere lo scudetto. E Marco Mordente, potete scommetterci, lo scudetto sa come vincerlo.